Stanza, Adele Di Benedetto. Sì. Ti dà un documento? Sì. Oh. Grazie. Senta, intanto ne approfitto anche per un po' di informazioni. Sì. Allora, siamo nell'area marina protetta, sì, quindi certo. Il mare dov'è? La struttura ha il mare da entrambi i lati, quindi a 500 metri dal mare, sia sul lato destro che sul lato sinistro. Ok, quindi è facilmente raggiungibile, sì, anche sì, a piedi, sì, la spiaggia? 2 minuti di cammino a piedi arriva al mare. Ah, che bello, sì, sì, siamo vicinissimi. E poi tra l'altro ho visto entrando che c'è anche un acquarium, che cos'è? Certo, di fronte alla struttura c'è il CEUM Aquarium di Caporizzuto, è un centro di educazione all'ambiente marino. È un recupero tartarughe che si trovano arenate sulla spiaggia o comunque che i pescatori trovano e portano per essere curate. E poi potete ammirare, ci sono 22 vasche dove all'interno ci sono le diverse specie marine dell'area marina protetta di Isola di Caporizzuto. È sempre aperto? E si è aperto la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Senti, posso darti il tuo visione? Certo, siamo sì, quasi coetanei. Senti, invece c'è un centro sportivo, sì. Ho letto anche insomma... Sì, c'è il centro sportivo della Misericordia dove all'interno c'è una piscina e c'è un campo da tennis, un campo polivalente basket e pallavolo e un campo da calciotto. Invece la colazione e la cena a che ore ci sono? La colazione è prevista dalle ore 7 alle ore 10 mentre la cena alle ore 20. Alle ore 20, va bene, quindi ho il tempo di farmi una giornata di mare. Mi potresti fare il totale della settimana così so... Quanto sì. devo? Sono 45 euro al giorno. Ok, in mezza pensione, giusto? 45 euro in mezza pensione al giorno e c'è la tassa di soggiorno per 0,60 centesimi. Va bene, ok, quindi mi faccio 2 conti. Allora mi accompagni? Sì, certo. Scusi, mi hanno detto che è il presidente della Prologo di Stroboli. Sì, sono io, Sergio. Senti Sergio, ci siamo sì, diamoci del tu. Io sono appena arrivata qui a Stromboli, Scirò Marina, Caselle Castelle, insomma voglio visitare questa zona durante questi giorni. Beh. Posso avere un po' di informazioni? Cosa mi consigli di visitare soprattutto e quali sono le caratteristiche del territorio? Stromboli ha 7 km di spiaggia con il pantano che è una zona protetta
dove ci sono specie vegetali veramente uniche. Vantaggio di Strong, sì, vantaggio di Strong è che il clima è sempre temperato, l'inverno sono pochi giorni, diciamo, che veramente fa freddo. E da un punto di vista del divertimento, cosa offre Stromboli, oltre ovviamente il mare e le belle passeggiate? Locali sul lungomare, che è diventato ormai il centro di accoglienza di tutti i giovani. Fra due giorni c'è la sagra paesana, tutti i piatti caratteristici, peperoni e patate, le braciole di carne, poi ci sarà vino buono. Da queste parti immagini, ho sentito, insomma, che ti manca. Poi c'è anche, ci sono le crespelle, un tipico dolce del posto. Io ti invito a venire. Due aggettivi per descrivere i calabresi, anzi la terra della Calabria. Allegri. Bisogna un po' ammorbidirlo il calabrese, diciamo così. Sì, però una volta ammorbidito ti garantisco che amico. Sì, è un grande amico. Va bene. Ti ringrazio, Sergio, per l'informazione. Senti Nicola, io sono andata a cavallo pochissime volte, quindi devo dire che ancora un po' di paura ce l'ho. Come si chiama il cavallo? Carolina. Le briglie come le devo tenere? Mani dritte, il pugno in su, sguardo in avanti, apro le spalle, c'è la pressione sul costato e il mio cavallo va in avanti. Per fermarla, testa sempre alta, chiamo un po' le redini a me, tenendo un po' la spalla dietro, suadente, e il cavallo ci dà l'alto. Per girare cosa devo fare, visto che non ci sono frecce, semafori, come si per gira? Per girare intanto mettiamo lo sguardo, così il nostro cavallo, la nostra idea diventa la sua idea. Apriamo un po' la mano, dietro la redina e via, il cavallo ci dà un po' la direzione. Facciamo un po' di su e giù sulla sella, in modo da prendere un po' di equilibrio, e poi il giro del mondo. Facciamo ruotare la gamba sinistra alla parte destra, sedendoci obliqui sul cavallo di fianco, e poi facciamo di nuovo gamba destra, andiamo indietro, così ci mettiamo al contrario sulla sella. Ma tu sei, insegni proprio? Sono un docente regionale per la Federazione FIDATREC e un istruttore per i cavalli. Beh, mica poco, insomma, mica poco. Fate anche escursioni proprio con la vostra struttura? Sì, tutti i giorni. Chi è capace, facciamo delle escursioni guidate sulla spiaggia, nella pineta. Quanto dura più o meno un'escursione? Ma circa un'ora e mezza. Ti posso chiedere anche quanto costa? Il costo è sui 15-20 euro all'ora. Va bene Nicola, allora facciamo qualche altra lezione e poi chissà, magari andiamo insieme in spiaggia. Ok, allora. Va benissimo. Va bene? Ok. Buongiorno. Buongiorno. Lei è la prima volta che viene? Sì, è la prima volta, devo dire. Vorrei mangiare proprio qualcosa, un piatto tipico, qualcosa che rappresenta i sapori della Calabria, diciamo così. Allora le faccio un piatto storico, un piatto con le linguine e con le scrine. Facciamo così, prendo le linguine con le scrine, allora mi fido. Va bene? Vado. Grazie. A prepararlo. Prego. Oh, che meraviglia! Buon appetito! No, aspetti, adesso dove va lei? Adesso mi dice un po' come è fatto questo piatto? Allora, questo è un piatto che si mette un spicchio d'aglio, un po' di olio extravergine, un piccolo soffritto, pochissimo, 2-3 minuti, mettiamo poi la pasta direttamente cruda, con un po' d'acqua normale, e si consuma. Dopo 10 minuti il piatto è pronto,
poi si fa un po' di prezzemolo e un po' di pachino e un po' di mollica di pane. Il piatto è pronto. È veramente buono, 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 buono. Senta, ma poi ho visto che si chiama Ercole, sì. Ci possiamo dare del tuo... Come no? Ecco. Ho visto che avete un menù davvero molto particolare. Fate anche altri piatti tipici? Facciamo tantissimi carpacci, facciamo i ricci crudi, il carpaccio di tonno, i gamberetti crudi. Poi in base al pescato del giorno noi lavoriamo, pure la cicale greca cruda, l'aragosta. Lì posso fare una salsiccia di tonno come seconda, è una cosa molto particolare. Va bene. Mamma mia, che meraviglia! Senti Ercole, allora visto che ci sei, spiegami un po' anche questa. Ma allora, questa viene fatto, si prende la parte del tonno, del filetto e la parte della pancia dove è più grassa, si miscela tutto insieme e si mette poi un pizzico d'aglio, un po' di prezzemolo e un po' di pomodorino e un po' di olio. Poi si prende il budello e si riempie dentro. Una saltatina direttamente in padella con un po' di aglio, un po' di olio extravergine, un po' di vino, un po' di zucchine e un po' di pomodorino fresco. 5 minuti, perché non c'è bisogno di cucinare molto il tonno, il piatto è pronto. Complimenti, guarda, veramente. Senti, ma c'è un sito magari sul quale posso vedere tutti i tuoi menù, così la prossima volta vengo già preparata? Daercole.com. Daercole.com, perfetto. Grazie Ercole. Prego. Allora signora, io ho visto il vostro punto vendita, mi è venuta un po' fame. Mi dica un po' cosa fate? Qui vedo formaggi, salumi, tutti i prodotti vostri? Sì, sì. Ma posso avere anche informazioni proprio su come sono fatti i prodotti? Chiama mio marito, che lui è il titolare. Buongiorno. Buongiorno. Adele. Nicola Brasacchio. Oh, signor Nicola, ci possiamo dare del tu? Certamente. Io sono sempre molto curiosa dei prodotti tipici calabresi, ma fate tutto voi? Sì, diciamo, noi iniziamo, abbiamo una piccola filiera, abbiamo creato, dall'allevamento, macellazione, sì. E poi facciamo pure sezionamento e confezionamento di carne. Come salumi e formaggi abbiamo il caseificio. Nicola, vorrei mangiare della bella carne della zona, ma come sono allevati questi animali? Allora, questi animali... Io ci tengo molto, poi se tu sei bravo mi porto pure un po' di carne a casa per il mio nipotino, eh? Allora, questi qua sono animali, tutti quanti animali locali, animali della zona che noi alleviamo. Senti, ma dammi qualche consiglio, ecco, un salume tipico che fate? C'è la soppressata, la salsiccia, che è buonissimo, capicollo, lo teniamo 50 giorni di stagionatura, la soppressata, 40 giorni la salsiccia. Va bene, allora Nicola, guarda, mi hai convinto, visto che alla fine mi hai detto veramente che sono prodotti genuini, adesso faccio un bel po' di spesa. Voi potete assaggiare, se va bene la comprate. Va bene, grazie. Piacere, Piero. Adele, senti Piero, mi hanno consigliato questa azienda dicendomi che appunto è una delle più comunque tradizionali, grazie, storiche della zona. Sì, e l'abbiamo rilevata verso il 1900 all'incirca. Io sono la terza generazione, sono da un po' di anni che stiamo imbottigliando e stiamo facendo un olio di nicchia. La nostra azienda è biologica e dall'anno scorso sono passato al biodinamico. Quindi che significa, ecco, biodinamico? Il massimo rispetto della natura, utilizziamo le stesse piante spontanee per curare le varie malattie degli alberi. Senti Piero, mi dici un po' le caratteristiche dell'olio, visto che sì, noi facciamo due extravergini. Sì. Quest'olio è raccolto
agli inizi di settembre, metà settembre massimo, ed è raccolto interamente a mano, soltanto dalle cultivar tipiche nostre. E poi abbiamo l'altro olio extravergine, che questo è il classico, è un blend di vari tipi di oli, ed è raccolto tra ottobre e novembre. Questo è un po' più morbido come olio. E poi, senti, ecco, infatti questi, sì, la nostra particolarità, prima, che cosa sono? Sono gli oli aromatizzati. La base è l'olio, il trecine, quello che raccogliamo a novembre. Poi in quest'olio, dopo i vari travasi, perché noi non filtriamo, travasiamo l'olio, vengono aggiunti, ecco qui, la menta, viene aggiunto il peperoncino, calabrese. Mi hai convinto, quindi l'olio sicuramente lo compro, anzi assaggio anche quello con le erbe perché mi incuriosisce. Però siccome io sono un po' rompiscata, nel senso che osservo sempre tanto, che cos'è questo? Questo è un olio che stiamo sperimentando adesso, questo è il sambuco. Stiamo sperimentando anche l'olio agli agrumi per i dolci. Madonna, quindi, mia, insomma, veramente. Stiamo facendo un Senti, allora, tutti questi prodotti li trovo sul tuo sito? Sì, puoi collegarti benissimo al sito, che è www.fattoriasansebastiano.it. Ok. C'è la sezione shop online, tu puoi richiedere direttamente il preventivo e noi poi ti mandiamo il prezzo con una fattura pro forma. Io a questo punto però assaggio, il pane è buono, adesso mi metto qui, rimango un po', allora qui posso rimanere, questo, no? Sì, sì, tocca, puoi assaggiare tutto quello che vuoi, i peperoni nostri, le melanzane che facciamo, con l'olio alla menta. Va perfetto. Bene, allora io assaggio. Tra una polpetta e l'altra. Senti, ma mi dicevi che tu sei il presidente dell'Eproloco della regione Calabria praticamente. Come sì, io sono il presidente della Proloco della mia cittadina di Ciro Marina, che si trova qui a 15 km, e poi sono il presidente regionale dell'Umpli, che è l'Unione Nazionale delle Prologo d'Italia. D'Italia, quindi? D'Italia, no, ma io sono quello della Calabria. Della Calabria. Qual è la caratteristica del tuo territorio? È un territorio di mare, però è anche ricco di tradizione, di cultura, un territorio che si presta a qualsiasi turismo. Ci sono degli insediamenti, dei villaggi di eccellenza, e quindi abbiamo delle strutture che possono dare servizio sia alla famiglia che anche ai giovani. Guarda queste signore cosa hanno preparato. Queste si chiamano in dialetto crispedda band. Come? In dialetto crispedda band. Senti Demo, allora facciamo così. Prendere una che... Alla faccia della dieta proprio. Alla faccia della... Ormai, sì. Tanto. Ma facciamo così. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Vorrei mangiare ovviamente del pesce fresco, visto che siamo qui in una zona, esatto, ecco, però una ricetta magari vostra tipica. In genere proponiamo un antipasto misto, sono assaggini vari, sempre in relazione al pescato del giorno. Oh, che come bello. Il titolare rientra e porta il pesce pescato, noi lo proponiamo ai clienti. E invece di primo? Vi consiglio le linguine con la cicala greca. Va bene.
con la cicala greca. Ma adesso sono pienissima, però veramente, guarda, senti, ma chi è lo chef? Perché veramente gli voglio fare i miei complimenti e rubargli anche la ricetta, devo essere sincera. E lo chiamo subito. Va bene, grazie. Buongiorno, allora, com'è andata? Anni? Sì. Ah, piacere, Adele. Beh, certo, beh, complimenti, com'è andata? Mi hai fatto mangiare tantissimo. Grazie, sì, facciamo il complimento, al nostro pescatore. Senti, ma a che ora torna il pescatore? Il pescatore tornerà intorno alle 6 alle 6 e mezza. Quindi se io mi vado a fare una passeggiata e poi ritorno posso vederlo? Lo trovi tranquillamente, sì. Bellissimo, sicuro, allora dopo ritorno. Senti, però intanto ho mangiato questo primo che è buonissimo, con la cicala greca. Cicala greca. Ecco. Noi, lei ha un soprannome anche, non solo la cicala greca, ha un soprannome che si chiama la zoccola. Ecco, la zoccola. Che li chiamiamo qua in Calabria. Senti, quindi poi dimmi un po' proprio la ricetta, così la ricetta comunque fatta con cipolla, okay, una camicia di aglio, un pezzo di pancino verde piccante e poi il pomodoro. Il pomodoro io praticamente faccio il pomodoro disidratati, li facciamo in casa, che viene in temperatura, viene cucinato 6 ore, intorno a 5-6 ore a temperatura 80 gradi, viene disidratato, messo con le erbe, queste cose, quella che dà un l'arum. L'aroma del profumo là dentro. Quindi non ci metti il paghino, il pomodoro? No, assolutamente, tutto il prodotto, materia prima tutta nostra, dal pesce, dal pomodoro, dai pomodorini, da tutto. Senti, complimenti Anni, allora io magari rimango un altro po' qui, ne approfitto, poi c'è questa bellissima spiaggetta che è veramente un incanto. E poi allora alle 18 c'è il pescatore, come si chiama il pescatore? È Nicola Tilon. Nicola, sì. Va bene, allora ritorno così mi vedo proprio lo sbarco. Allora buona giornata, grazie, fatti piacere. Grazie anche a te. Degustare, quale vino mi proponi, visto che qui ne ho visti tantissimi? Qui abbiamo una ampia selezione di vini calabresi e noi siamo un'azienda che da sempre ha puntato sulla valorizzazione dei vitigni locali, i vitigni della nostra zona, che sono principalmente il greco bianco per i vini bianchi, il gaglioppo per i vini rosati e i vini rossi. Diciamo che però il vostro vino è presente un po' dappertutto, al di là dei confini italiani. Sì, sì, sicuramente questo tipo di strategia ovviamente ci aiuta anche molto nell'esportazione. Offrendo appunto dei prodotti esclusivi, il consumatore è molto più affascinato da questa nuova esperienza. La nostra è sicuramente una delle aziende più antiche, è nel nostro marchio Ippolito 1845, proprio l'origine della nostra azienda. Questo che vino è? Questo si chiama Rest Day, l'annata è il 2012, quindi è l'ultima annata, quindi un vino molto fresco, fruttato, di buona complessità. Senti, invece altri vini, che ecco, prima mi hai detto il gaglioppo ad esempio. Esatto, il gaglioppo è il vinino importantissimo, il vinino per il quale la Calabria è conosciuta in Italia e nel mondo. Il colore è un bel rubino intenso. Hai un sito magari sul quale posso anche trovare maggiori notizie sulla vostra azienda? Sì, come no, noi abbiamo il nostro sito aziendale che è ippolito1845.it. Quindi 1845, esatto. Questo è importante. Va bene, io intanto ti ringrazio, vieni insieme a me? A te. Okay, grazie. Certo, volentieri. Guardi, ne approfitto, stavo giusto per uscire fuori un attimino, le faccio fare molto volentieri un giro, le faccio vedere tutte le nostre attività. Va bene, ok. Maria Angela, ma è bellissimo questo villaggio, visto che adesso ci siamo fermate, però mi dice un po' le attività, i servizi che offre? Sì, guarda, il nostro villaggio è costituito da 112 appartamenti, abbiamo anche delle casette mobili, quindi vanno da una tipologia di due posti letto, quindi per una coppia, magari da soli o con un bambino molto piccolo, fino a un massimo di 6 posti letto. Quindi quante persone complessivamente può ospitare? Guarda, anche 1.300-1.400 durante la giornata, dalle 9:30 fino alle 8 di sera ci sono diverse attività,
quindi se vuoi puoi imparare a giocare a tennis, abbiamo il campetto. Vabbè, insomma, quindi veramente un turista viene qui, non ha proprio il tempo di rilassarsi alla fine, no, è sempre no, movimento. Diciamo che abbiamo delle offerte per tutti i vari tipi di clienti, quello che si vuole rilassare, quello che si vuole divertire. Senti, ma non voglio essere venale, però in questo periodo un po' di conti bisogna certo. sempre farli. Quanto costa ad esempio dormire, non so, una settimana, e se i servizi poi sono tutti compresi in un pacchetto? Certo, una famiglia tipo di 3-4 persone a giugno con 300-400 euro riesce a fare una settimana, fare la formula residence, quindi compreso di animazioni, piscina, tessera club, oppure puoi fare anche la formula di pensione completa, perché abbiamo un ristorante, pizzeria, bar, quindi se vuoi, se non hai piacere di cucinare, si mangia pesce fresco, si mangia pesce fresco, queste parti. Sì, si mangia pesce fresco, quindi anche per quello non c'è problema. Poi se arriviamo ad agosto, si sa, l'alta stagione, arriviamo sui 1200-1250, però sempre tutto compreso. Quando ho visto che c'è una pineta, siete circondati da un comune verde. Proprio immersi nel verde, sì, è una delle caratteristiche più belle del nostro villaggio. Abbiamo una ottima ombreggiatura naturale, siamo direttamente sul mare, quindi più di così, insomma. Senti, sai che ti dico, adesso è maggio, quindi ancora sto programmando le prossime vacanze, allora ritorno sicuramente, magari dopo agosto, così spendo anche un po' di meno, sì, facciamo così, va siamo bene. Aperti tutto l'anno, quindi vieni pure quando vuoi. Va bene, allora intanto possiamo continuare la nostra... Certo, andiamo, ti faccio vedere il resto. Va bene, andiamo. Ciao. Porca miseria! Passione come la Nicola. Allora, io ti farei assaggiare stasera una bella zuppa di pesce con questo pesce a balestra. Cuciniamo insieme però, eh? Sì, cuciniamo insieme, sì, dai, non ti preoccupare, ti insegnerò la ricetta del mio guadaro. Del tuo guadaro? Il guadaro. Va io bene. Sono detentore del guadaro, la zuppa di pesce più grande del mondo. Ah, di, quindi, quindi è un questa business. Sera ti insegno la ricetta originale. Detto, senti, capito? Che pesci sono intanto, però faccio così uno mi dai scampo, qualche... Faccio una lumera, c'è lo scorpano. Qua abbiamo delle belle seppie, vedi, già pulite. Allora, okay. Ciao allora a tutti. Adesso andiamo a chiudiamo la barca. Allora Nicola, io sono curiosa di questa zuppa di pesce. Olio d'oliva extravergine, mi raccomando. Tu spiegami tutti i passaggi. Poi ci vuole della buona cipolla fresca. Qua deve tutto rosolare assieme, cipolla e peperoncino. Ok. Allora, noi qua ci aggiungeremo i pomodori e poi a mano aggiungeremo i pesci in base al loro grado di cottura che richiedono. Certo. Partiremo dalla seppia e dei polipi. Quindi e poi a mano seppia e polipi. Seppia e polipi hanno bisogno di più cottura. Più cottura. Poi a mano metteremo la lumera e lo scorpano, perché sono pesci duri. Okay. La testa del pesce balestra, che fa un ottimo sughetto. Okay. E facciamo andare il tutto 10 minuti, un quarto d'ora. Senti Nicola, allora mentre la zuppa si cucina, adesso poi andiamo avanti. Sì, ci vorrà un'oretta, quindi esatto, dobbiamo fare con calma. Intanto si cucinano questi, poi mettiamo gli altri, ci facciamo un bel brindisi. Ah, volentieri. Me lo offri un bel bicchiere. Sì, quello ci vuole, dopo una giornata di lavoro, sulla barca non si beve, quindi al ritorno non si beve. Va bene, ok. Grazie anche. Allora, Gabriele, lei. Grazie, ma guarda quanto è bravo sto ragazzo. Il mio pregio maestro. Allora, facciamo così Nicola, alla zuppa di pesce. Al ristorante La Scogliera, alle Castella. E il nostro vino bianco di Cirò. E al vino bianco di Cirò. Sì, sì. I'm in love with you.
visto cosa prendere oggi? Guardi signora, innanzitutto complimenti perché avete un menù fantastico. Abbastanza ricco. Sì, senta, una curiosità, ma come mai il nome Ruris? Ruris è una scelta dello chef perché dal latino rurale, un posto un po' fuori dal caos della città, quindi tranquillo col parco degli ulivi. La chef come si chiama? Pallone Natale. Pallone Natale. Senta, cosa mi consiglia come antipasto? Un piccolo riassunto di quello che lui prepara di solito, quindi sarebbe un dolce, salato e un crudo. Ah, che racchiude un po'. Il crudo, il cotto, il dolce piccante, sì, questo qui più o meno. Va bene, allora vado intanto per questo. Perfetto. Grazie. Devo dire anche il colpo d'occhio merita, Assolutamente. Senta, ma visto che lo chef mi ha detto che si chiama Natale Pallone. Natale Pallone. Posso chiedergli un po' cosa mi ha preparato? Certo, è lo chiamiamo subito. Grazie. Allora, buongiorno. Buongiorno. Diceva che voleva qualche informazione su questo piatto? Questo l'ho creato per quanto riguarda la gente che vuole assaggiare un po' di tutto. Mi dice un po' cosa allora, sia in particolare? Iniziamo dalla burattina di latte con dei ricci di mare e dei chicchi di caffè. Poi abbiamo il crudo di pesce fruttato con del mango, fragole, misticanza di insalatina, scagli di pecorino e aceto balsamico. Mentre quello è un involtino di pesce spada, questo è il con della crema di patate della Sila, con pistacchi di Bronte. Questo invece? È un crostone di pane. Poi prepariamo un sughettino con del peperoncino e abbiamo abbinato questo filettuccio di triglia. Insomma, con questo è un antipasto, sì, che racchiude gli sapori della Calabria. Tutti i sapori della Calabria. Allora, tutto gradito? Beh, devo dire sì. Ritornerò sicuramente. Quando sono qui in zona, vengo nuovamente qui da Ruris. Sarà un piacere. Vediamo quanto ho speso questi giorni qui in Calabria. Albergo, mezza pensione, 45 euro, per un totale di 225 euro. Il ristorante in media ho speso 35 euro e quindi in totale 210 euro. Ho visitato il castello alle Castella, l'acquarium a Capo Rizzuto, sono andata alla Sagra Paesana a Strongoli e ho speso in totale 30 euro. E poi un'escursione a cavallo per un'ora, 20 euro. In totale per 5 notti e 6 giorni ho speso 485 euro. Cari amici, se siete curiosi di sapere dove andrò la prossima settimana, viaggiate insieme a me. Ciao!